Ma tornerai a fare il tuo ruolo di terzino oppure in futuro chissà un bel ruolo per te quello di centrale? Guarda, queste sono decisioni che aspettano il mister. No, ma io dico a te, piacerebbe? Beh, sì, dai, nel senso mi piacciono entrambi i ruoli, è normale che magari centrale devo prendere un po' più di confidenza, devo imparare, insomma, dei movimenti che devono poi diventare naturali, però mai dire mai. Foggia, esame difficilissimo, piazza importante con tanto blasone, ma Colombo l'ha detto, il blasone conta poco. Sì, assolutamente, alla fine quello che conta è il campo, è l'approccio alla gara, è il coraggio che riesci a mettere nell'arco dei 90 minuti e la voglia di vincere che non deve mai mancare. Foggia sicuramente è un campo importante sotto il profilo dell'ambiente, però noi sappiamo che non. Cioè, alla partita a cui andiamo incontro e comunque siamo abituati perché Pescara ha lo stesso blasone, se non di più di Foggia, quindi non sarà un problema sicuramente l'ambiente che troveremo. Ti chiedo l'ultima cosa, ti chiedo, dovessero essere confermate le anticipazioni, l'uno contro uno sulla corsia di destra e Cancellotti contro Dursi. Cosa gli dirai a Eugenio? Sarà un bello scontro. Se fosse così, sono contento di trovare Eugenio, che è un buon giocatore sicuramente. È un duello che voglio vincere e farò del mio meglio per limitare Eugenio e insomma sicuramente non avrà belle parole per quei 90 minuti.